Avviandoci a meditare sui grandi temi che il percorso di memoria e conoscenza dei nostri orientalisti propone, potremmo chiederci perché mai Macerata e le Marche abbiano conosciuto questo singolare destino di relazioni con i paesi dell'Estremo Oriente. È una questione che un giorno anche Giuseppe Tucci si pose, lasciando aperta la risposta, sebbene accennasse espressamente a una inquietudine nativa della mia gente. Quel che è certo, tuttavia, è il segreto del successo ottenuto in vario modo e in tempi diversi dai nostri orientalisti. Questo segreto si chiama formazione, accurata formazione della mente, scrupolosa educazione della sfera affettiva, inflessibile forgiatura del carattere, insieme a una fede profonda nei religiosi, preparavano ad affrontare situazioni estreme, grandi fatiche fisiche e mentali, prove straordinarie. Si iniziava con una rigorosa formazione umanistica, studiando le lingue e le letterature classiche, greca e latina. Apprese per lo più a memoria. Matteo Ricci afferma che la maggior parte delle cose che aveva stampato in Cina erano quelle che conservava nella memoria in mancanza di libri. Giuseppe Tucci a 17 anni pubblicò una rassegna delle epigrafi latine disperse nella campagna maceratese. Egli stesso afferma che a 12 anni, sono sue parole, si era accasato nel sanscrito e nell'ebraico. Finito il liceo, studia per proprio conto persiano e cinese. Che dire, poi, degli studi tutti privati di Giacomo Leopardi? Antelmo Severini, uscito anch'egli, come Tucci, dal liceo classico di Macerata, fu il primo italiano, scelto dall'allora ministro della pubblica istruzione Terenzo Mamiani, a studiare con i maggiori maestri del tempo a Parigi, cinese e giapponese. Alla formazione umanistica, che includeva in alcuni casi anche una completa preparazione giuridica, come in Ricci e Pedrini, si accompagnavano studi di matematica e scienze naturali, di filosofia e teologia, conditi da una spiccata sensibilità retorica e gusto letterario e linguistico. Decisivo in tutti è stato lo spirito di apertura nei confronti del mondo, che li portava al rispetto del diverso e dell'altro, considerati almeno espressione paritaria del medesimo genere umano. In tutti valeva l'antica massima di schietta valenza umanistica. Sii aperto a tutto, esamina e scegli quel che vale.